tutti sappiamo che la Bibbia è il libro più letto del mondo, ma forse non tutti sanno che il secondo più letto è Il Signore degli Anelli di Tolkien. Avranno qualcosa in comune questi due libri? Sicuramente sì, però lo scopriamo insieme all'autrice di un saggio dal titolo Le radici profonde, Tolkien e le sacre scritture. Abbiamo in collegamento Skype Greta Bertani. Ciao Greta, benvenuta. Ciao, grazie dell'invito. Allora, questo è un tuo saggio, si parla di Bibbia e delle opere di Tolkien, in particolare del Signore degli Anelli. Che cosa hanno in comune queste due opere? Beh, diciamo che queste due opere hanno, a mio avviso, molto in comune, perché Tolkien, essendo un autore cattolico, prende a piene mani da quello che era la sua formazione culturale, fondamentalmente, il cattolicesimo e la Bibbia. Ci sono tantissimi esempi che si possono fare. Adesso uno che mi viene in mente, così giusto per dare un'idea senza approfondire troppo, stare qui veramente un sacco di tempo, è Gandalf. Gandalf nelle miniere di Moria muore nella lotta contro il Balrog per poter salvare i propri amici. Poi a un certo punto ritorna non più come Gandalf in grigio, ma come Gandalf in bianco. E anche nelle sue parole, la descrizione che viene data, nelle sue parole e nella descrizione che ne viene data da Tolkien, ricorda molto da vicino Gesù trasfigurato e Gesù risorto. Chi ha letto il libro o comunque ha visto il film sa di che cosa stiamo parlando. Invece rivolgiamoci anche a chi non ha avuto questa possibilità o comunque non l'ha ancora fatto. Perché dovrebbe guardarlo con attenzione e fare magari ecco, questo parallelo con la Sacra Scrittura? Cos'è che colpisce e cos'è che ha colpito te poi soprattutto tanto da creare questo saggio? Ma quello che ha colpito me in particolare è una capacità che hanno le opere di Tolkien e non solo Il Signore degli Anelli, in particolare quello, ma non solo, di raccontarci meglio la nostra vita stessa. Edoardo Rialti dice che ogni volta che si ritorna alla propria vita dalle pagine del Signore degli Anelli la si può capire meglio, si torna rinnovati. E credo che sia proprio questo che ha appassionato me e uno dei motivi per cui mi sento assolutamente di consigliare quest'opera a chi ancora non l'avesse letta, proprio perché ci aiuta meglio a capire anche la nostra vita, perché i personaggi del Signore degli Anelli, per quanto siano di fantasia fantastici, per quanto vivano in questo mondo che è diverso dal nostro, in realtà si comportano esattamente come noi, sono messi davanti a scelte per le quali anche in modalità diverse, se vogliamo, anche noi siamo messi davanti e ci possono veramente aiutare a leggere meglio la nostra realtà. Dopo aver letto questo saggio si capisce che tu hai un'ampia conoscenza del testo sacro. È una passione che hai sempre avuto o è subordinata a quella per Tolkien? Mi fa piacere l'ampia conoscenza. Diciamo che io ho sempre avuto questa passione. Mi nasce dall'infanzia, quando mia mamma si trovava con alcune signore della parrocchia a leggere testi di biblici, a fare un po' di esegesi. Vedendo lei poi più là nella gioventù, potendo partecipare ad alcuni di questi incontri, mi sono appassionata. Ahimè, dopo non ho avuto modo di approfondire, se non con la scrittura del libro, guidata anche da amici, ho proprio imparato a conoscere in maniera più dettagliata le cose di cui ho parlato. Quindi dietro alle mie affermazioni c'è anche uno studio abbastanza dettagliato. Greta, qual è stata la grande intuizione secondo te dell'autore del Signore degli Anelli, che poi potrebbe essere anche un paradosso cristiano, no? In chi ripone lui la sua speranza? Beh, sicuramente la grande invenzione di Tolkien sono gli Hobbit. Credo che se lui non avesse avuto questa idea geniale, non avesse introdotto questi personaggi, forse le sue storie sarebbero rimaste delle storie di epica. Senza andare a fondo, parlare al nostro cuore come in realtà fanno. Questo perché, come dici tu, si tratta di un paradosso cristiano.
Gli hobbit sono piccoli, sono gli ultimi, sono gli umili. Siamo in fondo noi che non abbiamo fame, non abbiamo grande fame, non siamo i potenti della terra, ma proprio gli umili hanno la possibilità di cambiare le sorti del mondo in cui vivono. E credo che questo sia esattamente quello, in particolare in questo frangente storico così difficile, sia quello che viene chiesto a noi, cioè lavorare nel nostro quotidiano, nel nostro piccolo, per cambiare il mondo. Quindi potrebbe essere un padre di famiglia, un uomo comune, un piccolo borghese, chiunque. Assolutamente sì, tant'è che gli hobbit sono, mi sembra, non credo di sbagliarmi nel dire che rappresentano la piccola borghesia inglese, il panciotto, le colazioni, una serie di abitudini, di ritmi rassicuranti nel proprio guscio, no? Però a un certo punto vengono tirati fuori da questo guscio, da questo mondo rassicurante e rispondono, quindi anche noi credo che possiamo imparare da come hanno fatto gli hobbit, da come ha fatto Frodo, a rispondere alle sfide che la vita ci propone e non andare sempre a cercare il nostro guscio rassicurante che magari può essere, che ne so, l'aiuto dallo Stato in una certa circostanza oppure la condizione economica favorevole piuttosto che la salute, ecco. Allora, dicevi Frodo, infatti è proprio lui, un ragazzino inerme, senza alcun potere, un adolescente buono, semplice, inesperto, vince non con l'autoaffermazione, ma proprio con il sacrificio e la rinuncia. È davvero lui, rappresenta proprio bene la figura dell'antieroe. Tu, Greta, hai scritto questo saggio che io tra l'altro ho tra le mani, dal titolo Le radici profonde, Tolkien nelle sacre scritture, qual è il capitolo che più ti è piaciuto nel momento in cui l'hai riletto? Beh, direi l'ultimo, quello in cui parlo della morte, perché fondamentalmente nel momento in cui l'ho scritto non avevo risposte. Successivamente alla pubblicazione del libro, comunque contemporaneamente alla scrittura, al mio scrivere questo libro, sono usciti saggi che trattano del tema della morte in Tolkien. Quando io scrissi questo capitolo, sostanzialmente non avevo alcune interviste sparse ed ero partita proprio da una domanda che mi ero fatta. Tolkien nel Silmarillion definisce la morte come il dono di Dio agli uomini e questa cosa mi aveva estremamente provocato perché nell'esperienza comune la morte può dirsi di tutto tranne che un dono. E quindi come mai lui la chiama dono? E andando a fondo, cercando tra i suoi scritti, tra le sue lettere e tra quei saggi che avevo portata di mano, quegli articoli che avevo portata di mano, ho scoperto una cosa veramente molto bella, molto profonda e soprattutto vera anche per la mia vita, che è esattamente il motivo per cui Tolkien chiama la morte un dono. Allora, interessantissimo questo libro, non vogliamo ovviamente svelare tutto, però dimostra questo saggio perché Il Signore degli Anelli abbia avuto tanto successo. Questo è uno dei motivi per cui, ecco, invitiamo chiunque ci segue a leggerlo. E ringraziamo anche chi ci ha messo in contatto perché è un lavoro di squadra questo, Paolo Pugni, autore del blog Famiglie Felici, noi lo abbiamo conosciuto per questo motivo, poi scrive anche diversi post per il blog di Costanza Miriano. Penso siamo tutti nella stessa famiglia, facciamo parte tutti della stessa famiglia, Greta. Esatto, voglio unirmi anch'io ai ringraziamenti a Paolo Pugni perché devo ammettere che senza di lui questo libro non sarebbe mai nato. E devo proprio dire frutto della provvidenza questo libro, non solo della mia caparbietà, ma prima di tutto della provvidenza e della grande amicizia che Paolo ha dimostrato nei miei confronti. E allora il successo ci sarà sicuramente ispirato da un amico e ovviamente poi c'è sotto anche una grande passione da parte tua, Greta. Sicuramente. Grazie Greta Bertani, Le radici profonde, Tolkien e le sacre scritture, la prefazione di Andrea Monda e l'edizione Il Cerchio. Grazie e tanti auguri per questo libro. Grazie.